Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto al nostro secondo evento di Liberando Neir, questo festival di letteratura rivolto soprattutto alle scuole, ma anche agli appassionati a casa, gli insegnanti, formatori, genitori, nonni e chiunque abbia un interesse per i libri e per i messaggi che danno. E con piacere oggi ospitiamo Guia Risari. Ciao Guia, benvenuta. Ciao a tutti, ciao. Guia ci presenterà un albo nato poco prima, pubblicato poco prima del lockdown, se non sbaglio. E si intitola La strana storia di Cappuccetto Blu ed è stato illustrato da Clément Pollet, dimmi tu come si pronuncia. Ok. Giustissimo. E pubblicato dalla casa editrice 79, che noi della libreria di Tu ed Io amiamo completamente. Infatti, manderei un caro saluto a Monica Martinelli, che sicuramente ci ascolta, e la ringrazio. La strana storia di Cappuccetto Blu, è un albo, molto, molto interessante, io direi, anche per come è presentato e per le note, e spero che voi riusciate ad apprezzarlo anche visivamente dallo schermo per quando, sarà mostrato. Io ti dico, Guia, che sono una appassionata, completamente appassionata di Cappuccetto Rosso in tutte le sue varie versioni. E quindi credo che questa esperienza con te sarà importante e interessante per tutti noi. Quindi ti lascio la parola. Grazie. Grazie, grazie a te Marina. Allora, Marina, non sei l'unica ad essere appassionata di Cappuccetto Rosso perché c'è una bibliotecaria che da 20 anni colleziona tutte le opere che escono su Cappuccetto Rosso. E Cappuccetto Rosso è una storia antica, molto stratificata. E quando riesco ad avere a che fare direttamente con il mio pubblico di grandi o piccoli, chiedo sempre, le storie secondo voi viaggiano? E nessuno ha esitazioni su questa cosa. Certo che le storie viaggiano, le storie vengono raccontate prima di tutto oralmente, a voce, e subiscono poi delle trasformazioni. Si adattano ai paesi nelle quali vengono accolte. E quindi vengono cambiate, cambia la natura, cambiano i paesaggi, cambiano i protagonisti, a volte cambia anche la fine. Allora, prima di passare alla lettura ed eventualmente all'indicazione di cosa usare in Cappuccetto Blu, vorrei farvi una piccola introduzione su Cappuccetto Rosso, se siete d'accordo. Cappuccetto Rosso, stando a un professore studioso della letteratura dell'infanzia, è una storia che risale addirittura al Medioevo e in particolare a un fatto di cronaca, un fatto di cronaca molto sanguinario, nel quale una bambina, che all'epoca non andavano a scuola i bambini, ma sbrigavano dei lavori di utilità comune e accompagnava le pecore al pascolo. Questa bambina è stata trovata morta e il suo corpo fatto a pezzi. Ovviamente tutti hanno cominciato a dire che quello era l'attacco di un lupo, ma era un attacco molto strano perché un lupo non attacca e fa a pezzi, un lupo avrebbe preso una pecora e se la sarebbe mangiata. Quindi si tratta piuttosto di un terribile omicidio, per coprire il quale è stata inventata questa storia che voleva mettere in guardia le bambine. La bambina in questione del fatto di sangue che vi ho raccontato indossava effettivamente un regalo di cresima che era una mantellina rossa, che era considerata una forma di protezione dal male. In quel caso non aveva funzionato. Per cui cosa abbiamo? Abbiamo in Francia questo signore di nome Charles Perrault che racconta per la prima volta in modo letterario, cioè scrivendola, la storia di Cappuccetto Rosso. E come finisce? Cappuccetto Rosso non si salva mica. Cappuccetto Rosso viene mangiata dal lupo e alla fine l'autore scrive
una sorta di avvertenza in rima, fate attenzione voi bambine a rivolgere la parola alle persone che non conoscete perché potete finire male. Una fine terribile, tragica, siamo alla fine del 1600 ed occorreva anche cercare di salvaguardare, di salvare, diciamo, le bambine e i bambini dai mali che li attendevano. È più tardi, alla fine, alla metà dell'Ottocento, che i fratelli Grimm hanno trasformato la favola e hanno introdotto questo personaggio che non c'era inizialmente, ed è il personaggio del cacciatore. Il cacciatore arriva, spara al lupo, gli apre la pancia e tira fuori la nonna e la bambina. E questa è una sorta di lieto fine per tutti, tranne che per il lupo, naturalmente. E però è anche un po' un tradimento della vera storia, perché la vera storia, nelle versioni ancora più antiche, quindi prima di Charles Perrault, raccontava l'autonomia della ragazzina in questione. La nostra piccola protagonista, Cappuccetto Rosso, faceva una cosa molto intelligente. Qui vedete, si chiama La vera storia di Cappuccetto Rosso. E l'ha scritto Almodóvar, che è uno specialista di fiabe tradizionali spagnole. Cappuccetto Rosso in questa storia che cosa fa? Quando incontra il lupo a casa della nonna, si fa legare un filo rosso intorno alla caviglia e gli dice che lei si sente molto male, che ha un gran mal di pancia, che forse deve andare al gabinetto. A quel punto il lupo la lascia uscire. La lascia uscire, ma lei lega il filo rosso attorno a un albero e ne approfitta per scappare. Quindi qui non abbiamo bisogno di cacciatori, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo una piccola ragazzina che capisce qual è il punto debole del lupo, cioè qual è il punto debole, che ha paura della cacca. In un'altra versione, una versione terribile, truculenta si dice, cioè sanguinolenta, addirittura Cappuccetto Rosso, quando arriva dalla nonna, il lupo ha già ucciso e tagliato a pezzi la nonna e preparato un bello spezzatino. Quindi attenzione, quando vi viene offerto lo spezzatino, chiedete prima con che cosa è preparato. Perché nella nostra storia, sempre molto antica, Cappuccetto mangia questo spezzatino, ma lo spezzatino parla. Questa storia, vi dicevo prima, viaggia, no? Viaggia solo nel tempo, viaggia nello spazio. Allora, viaggiando nello spazio, arriva per esempio in Giappone, dove al posto del lupo c'è un altro animale che viene chiamato in causa ed è l'orso. In Corea, invece dell'orso o del lupo, abbiamo la tigre, e in Cina abbiamo una versione divertentissima in cui le tre nipotine della nonna, perché sono tre, non una sola, vanno, ammazzano il lupo e la nonna le raggiunge e scopre che queste se la sono già cavata così. Quindi niente impedisce, anzi tutto suggerisce che una storia ci arriva in una versione, è stata già cambiata e noi possiamo, senza paura e senza nessun senso di colpa, trasformarla in qualcos'altro. Un altro riferimento molto simpatico a Cappuccetto Rosso è questo Cappuccetto Bianco di Bruno Munari, molto molto famoso. Bruno Munari fa anche un cappuccetto giallo che è intrappolato nella città, un cappuccetto verde che è invece una sorta di figlio dei fiori, cioè un ecologista, e il cappuccetto bianco si muove in un universo dove tutto è bianco. Quindi cosa succede? Ma semplicemente il lupo non vede Cappuccetto Rosso e Cappuccetto Rosso non vede il lupo, quindi non succede nessuna tragedia. Cappuccetto Rosso si muove in questa giornata in piena neve di foschia e arriva alla casa della nonna, dove la nonna ha attaccato un grosso cartello dicendo: "Bimba mia, io sono partita per l'Africa nera, non piangere, tirati sul morale." E Cappuccetto Rosso torna a casa. Parlavo prima dell'importanza di modificare le storie. Tutti voi conoscete sicuramente questo gioco molto semplice ma efficace che si chiama il telefono senza filo. Ci si mette in cerchio, una persona pensa una parola e la dice nell'orecchio del vicino, che la dice all'altro, la dice all'altro, la dice all'altro, fino a ritornare alla prima persona che ha detto questa parola, e non è mai successo che la parola fosse,
la prima parola e l'ultima parola fossero uguali. Allora, qui abbiamo Telefono senza filo, in cui i vari personaggi delle fiabe o del folklore locale si dicono le cose, quindi il buffone parla al re, il re parla al cavaliere. Il cavaliere parla a un sommozzatore, arriviamo poi al nostro punto cruciale, cioè lo vedete, la nonna parla al lupo, lupo che indossa gli abiti di cappuccetto rosso. E il lupo a questo punto ha mangiato la nonna, indossa gli abiti della nonna e racconta le cose a cappuccetto rosso che non ha una mantellina, ha una semplice felpa. La fine è anche molto bella perché Cappuccetto Rosso parla al cacciatore e il cacciatore parla al suo cane. E qual è la parola vera importante per il cane che la dice al buffone? Ti voglio bene. Che non è sicuramente la parola magari di potere che poteva aver detto o di scherzo che poteva aver detto Certo. il giullare al re. Quindi questo libro, in qualche modo, per dirvi, siate sempre liberi di affrontare una storia che vi viene raccontata in maniera da, certo, memorizzarla così com'è, ricordarvi cosa vi è stato detto, sapere che quella storia lì in quella forma vi arriva da una persona, un libro, una tradizione, però poi prendetela e trasformatela, fatene qualche cosa che risponda alle vostre esigenze, no? E in questo senso io ho voluto un po' riprendere Cappuccetto Rosso e ridarle quella libertà, quell'autonomia che aveva nella storia che vi raccontavo prima, no? Quella in cui Cappuccetto Rosso si fa legare lo spago intorno alla caviglia e poi si salva. Cioè, quando noi siamo in un momento di pericolo, abbiamo, anche se non ce ne rendiamo conto, le risorse per difenderci. Quindi valorizziamo queste risorse, queste capacità. E queste capacità stanno anche nel raccontare le storie. Le storie possono salvare una vita, no? Sicuramente. Allora, questo libro io l'ho dedicato a tutte le storie del mondo che ne contengono altre e a tutti quelli che non smetteranno mai di ascoltarle. Ho introdotto questa storia con tre avvertenze. Cosa sono le avvertenze? Sono un po' le istruzioni per l'uso, sono un po' il mio modo di dire attenzione, prendete in conto questo. L'avvertenza numero uno ci dice: tutto quello che vi ricorda anche lontanamente, persone conosciute, luoghi visti e oggetti toccati, è la prova che questa storia non è una semplice invenzione. Avvertenza numero due. Si consiglia ai lettori e alle lettrici di leggere le note solo se ne hanno voglia, se amano che da una storia ne nasca un'altra e se si divertono a distinguere il vero dal falso, passando attraverso tutte le sue gradazioni. Alcune note sono infatti verissime, altre palesemente false, altre così così. Chi legge potrebbe anche esercitarsi a inventare nuove note, dicendo quel che più gli aggrada. Nessuno lo rimprovererà. Avvertenza numero 3. L'autrice sarebbe molto contenta di sapere in cosa si trasformerebbe la lettrice o il lettore davanti a un pericolo. Questo esercizio, ripetuto 2 o 3 volte al giorno, aumenta la capacità di reagire alla paura e l'inventiva ed è fortemente consigliato ai grandi e piccini. Allora, qui in realtà vi sto già dando delle piste di utilizzo del libro come se fosse un gioco, perché un libro è una cosa seria, ma è anche un gioco e d'altronde il gioco è una cosa seria. Per esempio, voi leggete questo testo e, come vi dicevo nell'avvertenza numero 2, decidete quali sono le note a cui credete e quelle a cui non credete. Ne aggiungete altre, ne inventate altre nei momenti in cui non ce ne sono. Un'altra cosa,
a un certo punto giocate al gioco in cui, che viene messo in atto da Cappuccetto Blu e il Lupo Bambino. Il Lupo Bambino giocano a sfidarsi alle fiabe tradizionali. Giocateci anche voi. Lì avete un repertorio di strumenti, di oggetti, di animali magici, non magici. Che cosa diventereste voi di fronte a un pericolo? Cominciamo la storia. Nella foresta di Pomeloria viveva una bella famigliola. Vedete la mela? La mela è il simbolo della nota in basso. La nota in basso ci dice che Pomeloria è un paese molto lontano da qualsiasi altro posto. È chiamato così a causa delle enormi quantità di mele che crescono spontaneamente sugli alberi, anche quando non sono meli. Sarà vera o sarà falsa questa nota? Abitavano in una casetta di legno che sorgeva in una radura isolata, con un orticello, qualche gallina e proprio accanto un bel torrente pescoso. Vicino a gallina avete il simbolo di una gallina che rimanda la nota. Per la precisione, le galline erano tre: Roaria, Beatolda e Tosanna. I galli non c'erano perché avevano la pessima abitudine di svegliare tutti all'alba. Il padre vendeva legname, la madre era una bravissima sarta e la figlioletta era una bambina molto sveglia, una divoratrice di favole dallo spirito indipendente. Era molto difficile farle fare qualcosa che non voleva, per non dire impossibile. Allora qui vi porterei anche ad apprezzare il lavoro magnifico fatto dall'illustratrice francese che si chiama Clémence Paulet. Allora, Clémence Paulet ci ha trasportati in un mondo che assomiglia un po' al nostro, no? È un mondo contemporaneo, non è il mondo della fiaba classica di Cappuccetto Rosso, salvo per alcuni dettagli che sono comunque dettagli legati alla fiaba e altri dettagli sono assolutamente straordinari. Lo vedete anche voi, gli alberi di mele, quelli della foresta di Pomeloria, nascono nei condomini, crescono e escono dalle finestre. Poi avete un negozio che si chiama Primizie Grimm con i nomi di quei famosi fratelli che hanno raccolto tantissime favole nel 1800. E poi avete una cosa dei dettagli strani che dovete andare a cercare. Allora, perché? Perché leggere, specialmente leggere un libro illustrato, è un esercizio per la mente e un esercizio per l'osservazione. Vedete quel piccolo caseggiato a sinistra della casetta di Cappuccetto Rosso? Ecco, sembra la saracinesca di un garage, salvo che c'è scritto: vietato l'ingresso, consentito l'ingresso ai pesci. Cosa ci fanno i pesci dentro un garage? Questo è un altro dei misteri di questa storia. Per il suo compleanno, la mamma le cucì una bella mantellina con cappuccio. Era rossa, con grandi bottoni luccicanti e dei bei ricami sugli orli delle maniche e sulle tasche. La nota dice: non abbiamo l'esatto modello della mantellina, ma dai disegni rimastici possiamo supporre che avesse una forma svasata a campanella e le maniche che si allargavano in fondo. Il cappuccio doveva essere abbastanza grande da contenere la testa della bambina quando si faceva i codini. La bambina l'apprezzò moltissimo. Solo non le andava giù il colore, troppo vistoso, difficile da abbinare. E poi le ricordava una brutta storia che aveva sentito quando era più piccola, una storia di lupi, nonne, cacciatori e divoramenti vari. E qui vediamo la testa del lupo. Crediamo, ma senza alcuna certezza, che il riferimento qui sia un'antica storia di Charles Perrault intitolata Cappuccetto Rosso. E ora vedete qua, concentriamoci sulle immagini. La nostra protagonista è una preadolescente, una ragazzina, diciamo, come tante altre, salvo che continuiamo ad avere la presenza delle mele e poi la presenza delle fiabe tradizionali. Abbiamo un poster di un cavaliere che sconfigge un drago. Poi
varie foto dei cavalieri appiccicati al muro. Lei stessa legge Fiabe di Perrault, no? Quindi con ovviamente una cappuccetto rosso in copertina, quindi sapeva perfettamente qual era la storia da cui voleva allontanarsi. Allora, senza chiedere il permesso a nessuno, andò nel bosco a cercare una pianta chiamata Indigofera tinctoria e tinse la mantellina di un bellissimo blu brillante. Quest'operazione macchiò le mani della bambina, a cui però non dispiacque affatto avere le mani blu. Era un colore che le piaceva molto e andò subito a pavoneggiarsi allo specchio. La mantellina blu le stava proprio bene, tanto che non voleva mai togliersela neppure in casa e per questo tutti cominciarono a chiamarla Cappuccetto Blu. Un giorno, mentre il padre era in città, il padre di Cappuccetto Blu andava in città tutti i mercoledì, non solo vendeva legna, ma si riforniva di quei generi alimentari e non che non si potevano trovare nella foresta. In particolare, per la sua adorata bambina, comprava ogni volta un libro di fiabe. Quindi, quando lui era in città, la mamma chiese a Cappuccetto Blu di portare alla nonna un cestino con focacce, formaggio e miele, perché la nonna non stava bene e aveva bisogno di mangiare qualcosa di nutriente. Cappuccetto Blu accettò, anche se non ne aveva nessunissima voglia. La nonna era una vecchina dolce e gentile, ma tanto, tanto noiosa. Parlava sempre della sua salute e non conosceva nessuna storia interessante. Ad ogni modo, Cappuccetto Blu le voleva bene e prese il cestino sotto il braccio. "È pesantissimo!" protestò e poi, sbuffando, si inoltrò nel bosco, diretta a casa della nonna. Una nota ci dice che il cestino pesava in effetti 3,56 kg e nella parte in basso, che non si vede qua, ve la faccio vedere qui, l'illustratrice ha avuto l'idea geniale di specificare quanto pesava ogni ingrediente. Allora, lo zaino 390 grammi, 4 fette di pane 225 grammi, insomma, se siete appassionati di numeri o di aritmetica, potete anche divertirvi a fare la somma di tutti questi pesi e dei contenuti dello zaino di Cappuccetto Blu. Nella immagine di Cappuccetto Blu vedete anche che siamo in una. Cappuccetto Blu sta inoltrandosi in un parco in piazza Charles Perrault e in questo parco ci sono dei simbolini che dicono che sono gradite delle bacchette magiche, sono gradite delle mele. Immagino mele fatate, e sono gradite delle coloncine. Quindi è un parco in qualche modo che invita a entrare nella favola. Era una bella giornata, il sole faceva brillare le foglie degli alberi, mentre una lieve brezza scompigliava il prato. Cappuccetto Blu procedeva tenendo d'occhio l'erba a caccia di quadrifogli, che erano la sua passione. Una nota a forma di quadrifoglio vi dice: si ritiene che trovare quadrifogli porti fortuna. Alcuni pensano che metterne uno sotto il cuscino provochi bei sogni. Secondo la leggenda, ogni foglia rappresenta qualcosa. La prima, la speranza, la seconda, la fede, la terza, l'amore e la quarta, la fortuna. E qui vi do un indizio io, anzi vi do la risposta io, questa nota è proprio vera. Se avesse per caso trovato un quadrifoglio, sarebbe stato un vero e proprio colpaccio. Arrivata davanti a un bel prato pieno di erba matta, foglie e margherite, Cappuccetto Blu decise di fermarsi a cercare. Sull'erba matta abbiamo un'altra nota, anche questa vera, perché io rispetto molto le piante, sulle piante non mentirei mai. Quella che viene comunemente chiamata erba matta è il tarassaco, un'erba molto comune che si può mangiare cotta o cruda e che ha proprietà depurative e diuretiche, fa fare insomma molta pipì. Per questo viene anche chiamata piscialetto, viene anche chiamata pisciacane, ed è vero. Cappuccetto Blu camminava a carponi sull'erba quando le apparvero quattro ramoscelli, ramoscelli pelosi.
si muovono? No, quelle erano zampe. E difatti, sollevando il viso, Cappuccetto Blu si trovò faccia a faccia con un grosso lupo. Che ci fai qui per terra a quattro zampe? Le chiese il lupo gentilmente. Il suo sguardo però era alquanto minaccioso. E qui Clémence Poulet ha avuto un'idea geniale. Invece di rappresentare il lupo come lupo, lo ha rappresentato come bambino, quindi come, chiamiamolo, un aggressore umano. Vedete anche sullo sfondo c'è un divieto, il divieto di lupi, d'ingresso ai lupi. Senza farsi impressionare, la bambina rispose: cerco l'erba dell'eterna giovinezza. Ah sì? E che aspetto ha quest'erba? Chiese il lupo, animato da un vero interesse. È a forma di quadrifoglio, disse Cappuccetto Blu con semplicità. Il lupo la guardò con attenzione. Mi prendi in giro? Sbottò. Beh, se devo proprio ammetterlo, sì, stavo scherzando, ammise Cappuccetto Blu. Allora il lupo si incupì. Se è così, abbreviamo la storia e invece di fare inutili conversazioni, chiederti dove vai, correre a casa di tua nonna, divorarla, nascondermi nel suo letto, mangiarti e poi farmi impallinare da un cacciatore, facciamo così. Ti mangio subito e chi si è visto, si è visto. Cappuccetto Blu non aveva nessuna voglia di farsi mangiare. Carissimo, cominciò, forse ti stai confondendo. Questa è la storia di Cappuccetto Rosso, che come dice il nome, indossava un cappuccetto rosso. Guarda il mio invece, di che colore è? Blu, rispose il lupo attonito. Esatto, per cui riprendi la tua strada e cerca la bambina giusta. Il lupo stava per rimettersi in cammino quando tornò indietro. Ma scusa, cosa mi impedisce di mangiarti anche se sei cappuccetto blu? La fedeltà alle storie, senza questa non ha più senso raccontare favole. L'argomento era convincente, ma il lupo non mangiava da 3 giorni, aveva fame. Al diavolo le storie, io ti mangio. Non puoi mangiarmi, io sono la bella addormentata nel bosco. In effetti, Cappuccetto Blu si era trasformata in una bella fanciulla pallida che dormiva profondamente. E io sono il principe che la risveglia con un bacio. Detto fatto, il lupo prese le sembianze di un principe e con un bacio la svegliò. Gridò Cappuccetto Blu. Adesso sono Cenerentola e vediamo come te la cavi. Ed eccola lì, vicino alla sua carrozza di zucca, con i minuscoli piedini nudi. E io ti farò provare queste scarpette. Se ti entrano, ti mangerò, ribatté il lupo, trasformandosi nel servitore del principe. Ma come puoi farmi provare una scarpetta se non ho i piedi? Cappuccetto Blu era diventato un rospo ributtante. Il lupo prese le sembianze di una principessa e baciò il rospo. Di nuovo, decisamente sei un maniaco, protestò Cappuccetto Blu, diventato un principe. Come vedete, nel gioco delle storie si possono assumere diversi ruoli e si può anche decidere di cambiare sesso. Di fatto, lei diventa il rospo e lui diventa la principessa. Il lupo rimase qualche secondo a pensare e poi assunse le sembianze di un enorme drago. E adesso come la mettiamo? Ruggì. Ma Cappuccetto Blu non si perse d'animo e lo fronteggiò da baldo cavaliere, dotato di corazza, spada e destriero alato. Il lupo decise di ricorrere ai poteri sovrannaturali ed ecco apparire Mago Merlino. Oh, commentò Cappuccetto Blu, come sei prevedibile! Di fronte a Mago Merlino c'era ora la fata Morgana, bellissima e avvolta in un lungo mantello d'oro. Allora non mi resta che diventare una palla di fuoco, decise il lupo lanciando una fiammata. Vuol dire che ti mangerò arrosto. Spegni i tuoi ardori, caro il mio lupetto, sibilò Cappuccetto Blu, che adesso era l'onda impetuosa di un grande fiume. E tu prosciugati sotto l'alito caldo dello scirocco. Fece eco il lupo con un soffio d'aria bollente che fece evaporare immediatamente metà dell'acqua. Ma come posso evaporare? Chiese Cappuccetto Blu, se non sono altro che sabbia. E di fronte al lupo ecco una duna di sabbia fine e dorata.
Perfetto, esclamò lui. Lascia che ti raccolga. E sotto forma di scopa il lupo cominciò a racimolare il suo bottino. Cappuccetto Blu colse al balzo l'occasione, si trasformò in strega, saltò a cavallo della scopa e via sopra il prato, sopra gli alberi, sopra il bosco. Poi un giro acrobatico per poi tornare in picchiata al prato. Allora, lupo, ne hai abbastanza? Chiese Cappuccetto Blu con un sorriso di trionfo. Il lupo, stremato, si lasciò crollare a terra senza fiato. Cappuccetto Blu rimase a fissarlo per un po'. Poi si rese conto che era tardissimo. Tardissimo! Non ce la farò mai ad andare dalla nonna e tornare per cena. La mamma mi aveva promesso la torta di miele. Doppia razione, adesso per colpa tua rimarrò a digiuno. Improvvisamente Cappuccetto Blu abbandonò la sua aria spavalda e cominciò a piangere, lamentarsi, frignare, disperarsi, singhiozzare. Le orecchie del lupo fremevano e lui si commosse. Monta e tieniti stretta. Cappuccetto Blu si mise a cavalcioni del lupo. Con una mano gli afferrò la testa e con l'altra strinse a sé il cestino per la nonna. Il lupo correva come un fulmine, saltando cespugli e facendo schizzare pigne e pietre ovunque. Quando arrivarono a casa della nonna, le guance di Cappuccetto Blu erano ancora umide. Se vedete nell'immagine, in fondo sul muro c'è una scritta, c'è un piccolo manifestino, Lancillotto in concerto, e di fianco in blu c'è scritto Pollicino. Quindi siamo sempre in un mondo di rimandi alle fiabe tradizionali. Cappuccetto Blu consegnò il cestino alla nonna e stette ad ascoltare tutti i suoi malanni, elencati con precisione in ordine alfabetico. Una nota ci dice: non staremo a menzionarli tutti, ma per darvi un'idea dello stato di salute della nonna di Cappuccetto Blu, ecco qua: angina, bronchite, calli, duodenite, eczema, fistole, gotta, herpes, fino a zigodattilia, che è una malattia che provoca l'unione delle dita delle mani o dei piedi. Poi, visto che il sole scendeva, Cappuccetto Blu prese la strada del ritorno, sempre afferrandosi al mantello del lupo. Di nuovo la corsa fu rapida e presto apparve la casa di Cappuccetto Blu, col comignolo fumante e le galline starnazzanti. Quando furono davanti alla porta, Cappuccetto Blu saltò giù dalla groppa del lupo e frugò nelle tasche della mantellina. Ne cavò fuori due focaccine e un grosso pezzo di formaggio. Tieni, disse Cappuccetto Blu, e più tardi ti porterò anche una fetta di torta di mele. Ti piace? Il lupo annuì. Cappuccetto Blu stava per andarsene quando, sulla soglia di casa, si voltò. Mi sono divertita, sai? Anch'io, molto di più che con i tre porcellini. Qui c'è una nota che ci dice: il riferimento è alla favola I tre porcellini, in cui i suini minacciati dal lupo costruiscono casette in vari materiali. Si salva solo il maiale che usa mattoni e cemento. Pare che questa favola abbia incoraggiato i costruttori di palazzi abusivi. Il lupo esitò e poi, quasi con un sussurro, le chiese: domani ci rivediamo. Cappuccetto Blu fissò gli occhi acquosi e scuri del lupo. Sicuro, stessa ora, stesso posto. E da quel momento, nel prato di erba matta, trifogli e margherite, Cappuccetto Blu e il lupo interpretarono tutte le storie del mondo. Grazie, Guida. Tutto. È tutto, ma adesso quello che direi è che tocca ai piccoli lettori giocare a seguendo queste piste delle note. Le note a piè di pagina cosa sono? Sono come delle grosse parentesi che costruiscono dei mondi simili e invece a volte completamente devianti, no? Quindi aprite delle parentesi e create dei mini mondi. Poi provate a fare quasi come il gioco del telefono senza filo, il gioco del pericolo. Allora, comincia uno, comincio, non so, io e dico:
Se fossi minacciata da un grande lupo rabbioso con la bava alla bocca e la voglia di mangiarmi, cosa farei? Io mi trasformerei in un granello di polvere finissimo, praticamente trasparente, no? Che flotta nell'aria, no? Che galleggia nell'aria. Quindi l'altra persona si deve trasformare in qualche cosa. Che cosa? Un aspirapolvere? E l'altra persona si deve trasformare in cosa? Non so, un paio di cesoie che taglia il filo dell'aspirapolvere? E chi vuole combattere delle cesoie, in che cosa si trasforma? Non so, in una specie di massa gelatinosa che avvolge le due tenaglie? Qualcuno si trasforma in un cane molto goloso che si mette a mangiare la massa gelatinosa? Insomma, si può andare avanti a. Ovviamente si possono anche menzionare i personaggi delle fiabe. Come avete visto qua, ci sono stati personaggi come Cenerentola, la Bella Addormentata nel bosco, ma anche personaggi o materiali della storia del ciclo di Re Artù, no? Mago Merlino, la Fata Morgana, il vento, il fuoco, la polvere, la sabbia appartengono all'apprendista stregone. Sono tanti i giochi che si possono fare, o si può prendere una storia della tradizione che si conosce molto bene e trasformarla fino a farla diventare in qualche modo qualcos'altro che rispetta o tradisce anche lo spirito della favola iniziale. Mi piace anche la possibilità che i bambini abbiano di inserire delle nuove note. Certo, questo è proprio. Quindi nelle nuove note si può raccontare che carattere ha veramente il papà, no? Il papà fa finta di andare in città a fare la spesa, però in realtà lui è un patito di aquiloni, no? Si possono. E la mamma, allora, la mamma aveva un segreto speciale, lei metteva delle parole magiche all'interno dei suoi vestiti, le cuciva nella fodera. E così regalava un'ulteriore dimensione a chi avrebbe indossato quel vestito, no? Si può andare avanti all'infinito. Certo. E lo E tra stesso lavoro di aggiunta delle note si può fare con una fiaba tradizionale. Si può farla diventare un po' meno tradizionale, un po' più buffa, un po' più aperta, aggiungendo queste note. È vero, un po' come hanno fatto altre autrici ed altri autori, e trasformando appunto, magari cercando una caratteristica della fiaba, diciamo, che tutti conoscono, una caratteristica della protagonista e magari cambiarla, sovvertirla, e quindi magari lavorare su una Biancaneve, insomma, magari darle un po' di sprint in più, no? Una Biancaneve che adorava dormire. Brava a dormire. E Diceva: quando Ma eravamo no, io svegliati. mangio la frutta avvelenata apposta perché mi piace dormire, quindi Non riesco arrabbiatissima a dormire direbbe senza. o che dice: Ma io sto benissimo a vivere. Beh, molti hanno fatto queste storie in cui i sette nani sono insopportabili e vogliono farsi riparare e lavare tutte le camicie tutte le sere, eccetera. Quindi la trasforma in una specie di schiava. Però invece si può pensare a questi sette nani che sono divertentissimi, che la trattano proprio come una principessa e lei dice: Ma e cosa me ne faccio di avere un principe quando possono averne sette piccini, no? Esatto. Sì. C'è anche tutte le fiabe trasformate in rima da Roald Dahl, in versi per versi, che Ah, sono sì, ah, estremamente divertenti. quella è molto famosa perché lì Cappuccetto Rosso è una spietata killer. E ci sono i tre porcellini che vanno a chiederle aiuto perché vengono assediati dal lupo e lei dice: Sì, ci penso io. E qualche tempo dopo, senza sapere cosa è successo, la ragazzina è vestita di una sontuosa pelliccia di lupo e porta un'elegantissima valigia in pelle di porco, no? Quindi, insomma, quello è molto divertente. Mi Quindi. sembra bello affrontare le fiabe in modo diverso e dare ai ragazzi e ai bambini dei nuovi punti di vista, ovviamente diversi,
possono scegliere quello che vogliono, però No, sapere che non c'è una sola strada. no, non ce n'è una sola. Ci ho detto come se fosse, diciamo, in fondo come se fosse un album di figurine, cioè chi ama le storie deve collezionarle con lo stesso impegno, con la stessa attenzione, no? Ovvero io devo sapere qual è quella versione dalla quale mi voglio allontanare, devo essere in grado di ripeterla, poi me ne allontano e creo qualcosa di diverso, però c'è anche una sorta di piccolo dovere di memoria nei confronti di queste storie tradizionali, no? E delle varie versioni. In maniera tale da essere più consapevole quando tu crei che non stai facendo un doppione, quali sono le cose che ti va di salvare di questa tradizione, quali invece abbandoni. A me, per esempio, nel rapporto tra Cappuccetto e Lupo mi piace il fatto che loro scambino molto i ruoli, no? Cioè che alla fin fine poi questo lupo non cercava. Diciamo una sazietà alimentare, non cercava realmente di mangiarla, ma cercava una sazietà affettiva, cercava qualcuno a cui voler bene e da cui essere amato, no? Che Certo. poi è forse il nucleo fondamentale di tante storie importanti, insomma, anche Pollicino, no? È un piccolo protagonista che scappa da una vita miserabile per tornare a salvare tutti gli altri e a farsi amare per l'eroe che è diventato da piccola pulce che era, no? Certo. Secondo me questo è. Allora, c'è una domanda da Antonella che ti chiede: come si lavora a quattro mani? Come camminano insieme scrittura e illustrazione? Ma dunque, in realtà in questo lavoro l'illustratrice ha approcciato il testo in maniera del tutto libera e indipendente. Sono rarissimi i casi in cui l'autore del testo e l'autore dell'illustrazione lavorano insieme o con uno scambio a stretto contatto, perché diciamo, l'illustratore si considera anche giustamente libero di introdurre la sua interpretazione, il suo punto di vista. A me è capitato, mi capita continuamente di ricordare, attenzione, sono un'autrice vivente, contattatemi per qualsiasi cosa. In alcuni casi mi è capitato di mandare delle immagini per dire il mio immaginario è stato influenzato da questo e lo trovo un giusto processo. Come giusto è anche il fatto che nella libertà Clémence Paulet abbia dato un contributo fondamentale perché ha trasformato questo lupo animale, che nella storia tradizionale non è mai stato veramente un lupo, è sempre stato, diciamolo, non lo dovrei dire ai bambini, però io sono onesta con i bambini e lo dico, un aggressore, un molestatore. Questa fiaba di Cappuccetto Rosso è una fiaba su il fatto che un adulto venga e chieda da te delle cose molto personali, molto intime, che tu non vuoi e non puoi dare. Lei l'ha ritrasformato in essere umano, no? E quindi gli ha dato diciamo, la doppia natura di bestia, no? Non è un licantropo, però è bestia da un lato e dall'altro invece è profondamente umano. Quindi è stata molto brava, così come è stata brava nei dettagli a inserire dei simboli figurativi per le note. Nella pagina iniziale lei ha avuto l'idea di dire che ci sono 1200, no, 12.350 lettere con il simbolo della penna e 23 illustrazioni col simbolo della gallinella, no? Ma ne ha avute tante di intuizioni geniali, per cui tra l'altro Clémence Paulet parla italiano anche bene, l'ho scoperto solo recentemente in un incontro e quindi è stata secondo me anche in grado come dire, di apprezzare un certo umorismo che usciva un po' da quelli che erano i sentieri battuti, perché questa storia è uscita con 7-9 nel 2020,
ma è stata pubblicata per la prima volta in Francia nel 2012 come Le Petit Chaperon Bleu. Lì è stato perso La strana storia di. E quindi questo libro nel 2012 è diventato colpo di fulmine della Biblioteca Nazionale di Francia. Quasi tutte le critiche che ha avuto in Francia esaltano il lato femminista, diciamo, di questa Cappuccetto Blu. E così doveva essere perché è un po' un inno all'indipendenza femminile, Certo. che comprende anche delle debolezze, come quando il personaggio piange, ha paura di arrivare in ritardo, di non riuscire a mangiare la torta, perché no? Le donne non devono essere, diciamo, degli esseri di ferro, devono essere libere di poter esprimere le loro emozioni, le loro intuizioni e anche di poter decidere cose un po' strane, come appunto quella io mi tingo un capo d'abbigliamento di un certo colore. Certo, Quindi, sì, la libertà di decidere chi essere e come sì. comportarsi, ma anche esprimere quello che senti, quindi assolutamente. Anche stessa cosa vale per gli uomini, poter piangere Infatti, davanti certo, beh, comunque nella scena in cui lei piange, lui si commuove, non agli altri. è, non, siamo dei vasi comunicanti, cioè, gli Assolutamente. esseri umani devono mantenere questa capacità di relazionarsi. Se tu senti in un modo, io mi devo rapportare a te e il tuo sentire deve diventare il mio. Questo è anche, secondo me, un insegnamento importante di una fiaba contemporanea, no? Non una fissità lontana, ma una storia che ci tocca, no? Che ci tocca, ci fa ridere, ci fa piangere, ci fa sperare, no? E anche la piccola cattiveria che ho aggiunto io sulla noia della nonna, no? Cioè, perché tutti si deve immaginare la nonna, la nonna, la nonna se non racconta storie, se è sempre lì a parlare dei suoi malanni, risulta pesante, no? Diciamolo. Ma con Cioè, tutta la semplicità, diciamoglielo questa notte. con tutta una sorta, è come un avvertimento per i nonni. Nonni, togliete l'attenzione dai vostri malanni e pensate alle storie da raccontare, no? E vi divertirete molto anche voi. Esatto, l'idea è un po' questa. Ok. E, quale altra fiaba vorresti trasformare o comunque elaborare, liberare dallo stereotipo con cui tutti la conoscono? Ah, beh, sicuramente mi piace molto l'idea di Cenerentola, di una Cenerentola con un aspetto peculiare, quindi cioè, già non bella, una Cenerentola bruttina e magari un po' impacciata, una Cenerentola che non è affatto la reginetta del ballo. Ma al ballo magari fa cose straordinarie, si mette a ballare il rock quando tutti ballano il valzer, no? Si mette a fare delle battute che gli altri trovano irresistibili, quindi che conquista il principe con quelle qualità che di solito vengono considerate le qualità, diciamo, dello stalliere, mi piace Certo. questa idea, no? Mi è successo una volta di leggere ai bambini a scuola varie versioni di Biancaneve, però prima di leggere appunto la storia un po' trasformata, un po' rivista di Biancaneve, ho chiesto a loro: ditemi quale caratteristica Biancaneve, caratteristica proprio non fisica, come la descrivereste? Le risposte erano: Biancaneve è bella, buona, generosa, buona, ama gli animali ed erano tutte qui. E quindi, secondo me, ecco, nelle storie tradizionali, quelle che tutti, nelle versioni che tutti conosciamo, manca l'intelligenza, la simpatia. No? Anche il senso di comunità sicuramente Biancaneve ce l'ha perché poi va a vivere con questi nani, però una risposta è intelligente, non c'è mai in queste storie. No, 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 infatti ce ne sono altre, ma che
Stranamente sono diventate molto meno famose, no? Cioè la famosa principessa del sale, è una fiaba tradizionale molto bella che si ritrova in tante culture. È il padre che chiede alle figlie come mi volete bene? Trovate una metafora, no? E allora una dice ti voglio bene come i diamanti, ti voglio bene come le perle, la seconda, e la terza ti voglio bene come il sale. E lui rimane stupito e rimane adontato, dice no, ma come il sale, una materia così poco nobile, tu non mi vuoi bene, e la caccia. La caccia è questa poveretta, viene mandata via senza, con quattro stracci, senza nessuna capacità di guadagnarsi da vivere, però si rimbocca le maniche e alla fine trova un modo non solo per sopravvivere, ma per diventare così brava e famosa che un principe dei dintorni se ne innamora e le chiede di sposarlo, e solo in quel momento lei al banchetto nuziale farà invitare il padre, che continuerà a mangiare e dire: ma è tutto scipito, non sa di nulla, non sa di nulla, perché lei gli ha fatto preparare ogni pietanza deliziosa ma senza sale. E a quel momento lei si rivelerà. Dice, vedi quanto è importante il sale dà sapore alle cose, dà senso a quello che mangiamo, dà senso alla vita, e lui le chiederà perdono. Ma ci sono tante storie sull'intelligenza delle principesse, o non solo principesse, anche donne di umili origini, insomma. Però noi dobbiamo domandarci come mai queste storie sono meno famose di quelle altre nelle quali bastano due occhioni cigliuti per fare tutto, no? È quello che dovremmo domandarci, insomma. È giusto. Senti, allora, intanto ti leggo alcuni commenti, non so se tu riesci a vederli. Doriana ti scrive: grazie Guia, complimenti, mi sto divertendo moltissimo. Attraverso il tuo telefono senza fili ciascun pensiero diventa più ampio, più ricco. Mi entusiasma molto perché siamo noi, infatti, a trasformare la narrazione. Accompagnerà sicuramente i nostri viaggi in macchina. Ah, che bello, sono contenta. Piacere. E Giulia ti dice: è interessante questo invito a non essere riverenti, a non rimanere negli schemi e a non aver paura della propria fantasia e della propria creatività. No, questo è veramente, penso, la lezione più importante che segue subito quella Sei precedente. bloccata? Ok, ci sei. Cioè del memorizzare, no? Perché non voglio non dire grazie alla tradizione che ti offre tutta una serie di strumenti, solo che oggidì questi strumenti si devono adattare al nostro modo di vedere le cose. Quindi vanno memorizzate, vanno conosciute anche solo come ginnastica mentale, no? Quali sono le varie tappe delle fiabe tradizionali. Però c'è il momento dopo, il momento successivo è che cosa vogliono dire oggi di queste cose per me. Allora, abbiamo citato prima, cioè quando mi hai chiesto quali fiabe trasformeresti, ho detto Cenerentola la farei diventare un modello di una ragazza rotondetta, non attraente, ma con un senso dell'umorismo e una verve tale che questo principe che si annoia di tutto, perché intorno a sé ha dei modelli statici, diciamo si innamora pazzamente. È un po' come la storia che Babette Cole ci presenta con la principessa birichina, o la principessa, è stato ritradotto. Comunque, la principessa birichina è una principessa, è una Cenerentola, salvo che lei è sempre in pantaloni passa la sua giornata in compagnia di piccoli draghetti a fare cose abbastanza avventurose. E quando i vari principi cercano di sedurla, lei li mette davanti a prove insuperabili, come scalare la sua torretta di ghiaccio con delle ventose, accompagnare la mamma a fare shopping, anche qui c'è ovviamente una critica, ma Babette Cole è proprio una di quelle autrici femministe, no? Che
che ha scritto tra l'altro una bellissima versione di Cenerentolo, che non è mai stata tradotta in italiano. E poi alla fine, nonostante lei abbia posto tutte queste prove difficilissime da superare, un principe le supera tutte e quindi le richiede il bacio. Lei lo porta in macchina sulla sua Spider e gli dà un bacio e lo trasforma in rospo. Per cui lui se ne deve andare e lei tornerà felicemente a indossare le sue salopette con i suoi drappi e le sue lumache giganti, no? Bellissima. È bellissima. E anche qui è interessante perché questo è un classico, però no, non abbastanza classico per essere continuamente inserito, non so, in programmi di lettura o in programmi di ascolto generale, come è significativo che Cenerentolo, che citavo prima, non sia mai stato tradotto. Cenerentolo è fantastico e dal punto di vista maschile, lui è tutto smilzo, magrolino, in mezzo a questi nerboruti col baffo, tipo insomma, questi fratelloni molto maschi, e quindi al ballo lui non è proprio interessato ad andare, no? È un tipo schivo. Ciononostante, quando decide di andarci, c'è una fatina che arriva tutta pasticciona e compie una magia su di lui, lo fa diventare un gorilla per andare a questo ballo. E la principessa, che stava per essere assalita da un brigante, quando vede questo gorilla, il brigante lascia tutto e la principessa è convinta che ci sia un mostro che la segue. Naturalmente lui nel trasformarsi di nuovo in essere umano perde i pantaloni e lei ha come indizio solo del suo salvatore questo paio di pantaloni particolarmente striminziti, perché lui è proprio un soldo di caccia. Quindi andrà in giro per la città a far provare i pantaloni ai vari maschi, maschioni che hanno fatto culturismo, quindi non entrano dentro i pantaloni. No, è una storia molto divertente, quindi, cioè, ecco, secondo me l'ideale sarebbe proprio che storie tradizionali e storie non tradizionali convivessero e spingere sempre di più i lettori a creare le loro proprie versioni, no? Certo. Secondo te perché c'è difficoltà, per la promozione di questi libri che sono un po' più dissacranti, insomma, o comunque dissacranti del classico? Allora, certe ragioni non le capisco perché non mi sembrano toccare dei tabù. A volte mi dico anche che sono delle sviste, cioè, io tutto sommato da lettrice o appassionata sono più libera e sono più, come dire, sono più nutrita di storie di quanto sia un editore. A volte nel mondo dell'editoria ci si scambia i diritti delle ultime uscite e si dimentica che magari 20 anni, 30 anni fa o magari anche solo l'anno prima è uscito qualcosa di assolutamente delizioso. Bisognerebbe fare un po' più ricorso a delle figure professionali che siano tra la gente e lo specialista, l'appassionato che dica guardate che c'è questo da riportare in Italia. Non credo e spero che non ci sia una volontà di filtrare queste storie, perché alla fine ci sono case editrici che hanno creato delle intere collane contro gli stereotipi, quindi sarebbe un po'. Assolutamente. Sì. Però magari le case editrici, quelle grandissime, magari cercano più la cosa commerciale che vendi subito Sì, e quindi quello sì, torniamo sul classico. quello sicuramente. Quello è, secondo me, non sempre paga, perché comunque la storia tradizionale che accontenta tutti a volte ha anche un portato un po' melenso, no? Cioè non regala quella molla alle versioni che è comunque necessaria, cioè il lettore ha bisogno di avere una spinta a fare qualcosa di diverso anche, non Certo. più tolta una.
a partire da una certa età si ha voglia di imitare un modello diverso, no? Anche di inventarlo proprio il proprio cammino. Assolutamente. Il proprio cammino, penso, almeno penso che si costruisca con tanti stimoli diversi che poi alla fine ti toccano in modo differente e appunto ne tralasci alcuni ed altri ti segnano quello che vuoi essere, quello dove vuoi arrivare, insomma. Quindi più stimoli, più versioni ci sono, più si ha un senso critico nello scegliere. Si ha una possibilità diversa che risponde a noi. Ma diciamo che ogni tanto io mi trovo a pensare non so, a un mondo culturale di tanti anni fa con un po' di nostalgia, perché l'idea fondamentale di alcuni editori era anche un po' quello di, non voglio dire di educare perché è un bruttissimo termine, però di regalare delle perle ai propri lettori, con una considerazione importante della loro crescita intellettuale. E questo oggidì mi pare che ogni tanto venga un po' meno, no? Cioè l'idea di vendere tanto è più importante rispetto a che cosa stai vendendo e cosa stai creando con questo movimento. Perché comunque, anche se mi è capitato di parlare dell'editoria come una serie di imprese, sono delle imprese, ma sono delle imprese culturali, quindi non si vendono scarpe, si vendono idee, pensieri, si vendono anche speranze, si vendono anche delle forme mentis. Quindi Certo. questo dovrebbe, secondo me, ogni tanto gli editori dovrebbero ricordarsi di questa agenda importante, no? Certo, Che da Delfine loro. che dovrebbe essere. Certo. Senti, programmi per il futuro, cosa bolle nella pentola? Nella pentola, dunque, tra pochissimi giorni dovrebbe uscire con le edizioni Corsare Avanti Tutta, che è un libro illustrato da Daniela Iride Murgia. Ed è un libro molto rarefatto, molto poetico, che racconta in fondo di un'impresa collettiva, di uno spirito di comunità alla ricerca di un mondo e un modo di vedere altro. Perché molto semplicemente si parte da una giornata di noia, che è importante, perché la noia è quella finta calma piatta a partire dalla quale tutto si forma. A partire da questa giornata di noia, un bambino sale su dei trampoli e comincia a camminare a vedere quello che gli è sempre parso noioso da un punto di vista completamente diverso. Lo raggiunge sui trampoli il suo cane, che non può stare senza di lui, e poi la sua famiglia, e poi i suoi amici, e poi delle persone alla ricerca di qualcosa, un marinaio che ha perduto il mare, un vecchio con la passione per la pittura, una ragazza cieca a cui tutti si sforzano di raccontare che cosa vedono. E quindi cosa vedono? Cosa vedono? Vedono altri mondi assolutamente diversi da quelli che potevano vedere a livello diciamo, a livello terrestre. E così decidono insieme tutti quanti, avanti tutta, no? Di continuare questo percorso. E questo è proprio, come dicevo prima, un testo molto poetico e rarefatto sulla necessità proprio di. In questo caso non importa tanto la verticalità della cosa, la verticalità è una scusa, ma cambiare il punto di vista, no? Vedere degli orizzonti differenti, confrontarsi con altri, saper creare una comunità, no? E in questo caso la comunità si crea intorno a questi due trampoli, ma diciamo delle piccole imprese, che riuniscono le persone nella speranza di un mondo migliore, no? Che bello. E quindi questo è. E Molto bello. qui spero di poter lavorare con bambini, ma anche con gli adulti, su che cosa speri, cosa pensi di vedere da degli ipotetici trampoli e chi porteresti con te, no? Questo in questo viaggio. Bene, bene. Quindi è prossima questa uscita. Ok. Sì, è proprio molto vicina. Benissimo. A giorni proprio. Senti,
Allora, se non ci sono domande, io vorrei dare innanzitutto ringraziarti e spero che riusciremo a presentare insieme anche la nuova uscita, e soprattutto che presto torneremo a fare gli incontri di presenza. Ah, sì, è quello importante, perché no, per quanto funzionino anche a video, però l'immediatezza, lo sguardo, la domanda, però insomma bisogna secondo me essere pazienti e non lamentarsi, No, onestamente, finché le certo. cose vanno male ma non vanno peggio si può resistere, no? Cioè, Esatto. E, do appuntamento a insegnanti, formatori e appassionati che vogliono seguire con Guia Risari il seminario di oggi pomeriggio alle 16:30. È un seminario molto interessante, che parla appunto della letteratura dell'infanzia dagli anni 70 ad oggi, toccando dei temi particolari che sono appunto i libri vietati, quelli che forse a volte si ha paura di regalare ad un bambino perché magari parlano di temi particolari, come può essere anche la morte, ma che in molti casi possono essere di aiuto per affrontare anche con un bambino un argomento che noi da grandi abbiamo paura di affrontare. Sì. No, infatti sì, parleremo anche di temi legati, non so, alla differenza, temi legati a Dio, no? Come si parla di Dio, come si parla del sesso, no? E come si affronta il fatto che di fronte a una serie di argomenti tabù bisogna cercare di vincere anche quest'inerzia di non parlare, perché lì si creano i grossi problemi, cioè non parlare crea sempre dei vuoti anche di senso, che vengono a volte poi riempiti male in fretta con contenuti che non creano nulla, no? Invece affrontare queste cose può essere tra l'altro un sollievo, perché come in uno dei famosi libri di Babette Cole sul sesso, sono questi nonni che fanno i finti tonti, mamma ha fatto l'uovo, no? Chiedono, ma sì, noi sappiamo come nascono i bambini, inventano delle frottole pazzesche, sono i bambini a fare una serie di disegni molto accurati e precisi su come nascono veramente i bambini. Quindi delle volte i bambini hanno già delle risposte, no? Se le sono, e sollecitarli a ripeterle e a discuterne con noi è una grande cosa, no? Certo. Mi è capitato in un incontro di parlare di una cosa dicendo è infinita, e il mio partner in quel momento mi diceva non dire infinito perché i bambini non sanno cosa sono, e ho detto fidati, fidati, e ho chiesto ma sapete cosa vuol dire infinito? E un bambino di 7 anni si è alzato e ha detto infinito è tutto quello che non si può contare, come i numeri, le stelle, i concetti, mi ha detto i concetti, e una bambina si è alzata, meno male che si è alzata la bambina, ha detto è l'amore della mamma. Quindi alla fine, no, si dà per scontato che certe cose siano difficili perché sono difficili per noi, no? Certo. L'altro giorno, proprio dopo che sono andata a prendere la figlia piccola, piccola, insomma, ha quasi 10 anni, io ho detto: Livia, ti voglio tanto bene, ma tu quanto mi vuoi bene? E lei mi ha detto: ti voglio bene come una linea retta. E sì. E quindi ricorda questa cosa che va all'infinito. Sì, infatti, bellissimo. Beh, è una bella fortuna allora. Sì, è vero. Allora io ti saluterei con tanta linea retta a te. L'appuntamento di questo pomeriggio sui tabù e temi proibiti alle 16, giusto? 16:30. 16:30. Allora, previste 2 ore, però se ci saranno domande, possibilità. Diciamo che andiamo avanti un pochino, insomma. Ok. Per chi non si è ancora iscritto, può mandare una mail a info@tuediodesign.it oppure telefonare al numero fisso o al numero mobile e noi manderemo anche all'ultimo momento il link per collegarsi su Zoom. Non sarà in chiaro, sarà
quasi una conversazione in una grande stanza, fatta di tante stanze, però. Poi, questo lo aggiungo io, ogni partecipante avrà la bibliografia di tutti i libri che cito, divisi secondo gli argomenti che saranno poi conseguenti alla presentazione che vi ho preparato, così non starete a odiarmi e dire come si scrive il nome di quest'autore, troverete già tutto segnato, no? E poi ovviamente è un percorso, spero, arricchente, stimolante, perché... Ripeto, di certe cose si parla meno volentieri, no? Quindi... Vero, è vero. Quindi grazie Guia, ci vediamo noi oggi pomeriggio e grazie a tutti quelli che ci hanno e a tutte quelle che ci hanno seguito finora. Grazie Ciao, mille. ciao a tutti. Ciao a tutti.